Eccoci qui, cari amici. Come promesso, in questi giorni pasquali siamo in diretta due volte per stare in vostra compagnia. Oggi alle 14 abbiamo avuto una bellissima chiacchierata con Andrea Anastasi e, come promesso, oggi alle 19 ci troviamo con Luciano De Cecco. So che siete molto curiosi, sono molto curioso anche io, conosco bene Luciano da tanto tempo, so che è una persona franca, mi piace molto e perciò sicuramente avremo modo di apprezzarlo direttamente da lui stesso. Insomma, sarà lui che ci dirà quello che pensa di fare, quello che ha in testa, perché ha lasciato Perugia, ma ce lo deve comunicare lui, perché sapete che a me piace far parlare i diretti interessati, e perciò vediamo un pochettino quando riusciamo a fare il collegamento. Vi saluto tutti. Nel frattempo vi ricordo che domani alle 14 ci sarà con noi Massimo Righi per parlare anche del futuro del campionato maschile, lui che è l'amministratore delegato della Lega Maschile di Serie A. E poi alle 19 ci sarà invece Andrea Giani. Siamo quasi pronti per collegare con... sono giorni particolari, siamo in casa, allora noi ci divertiamo a parlare anche un po' di pallavolo, lo facciamo con qualche amico, e qui ne trovo uno con grande piacere, un grande campione che ho sempre apprezzato molto da ogni punto di vista, ma oggi i tuoi punti sono aumentati, perché quando si parla di te e tu hai coraggio di parlare, sono molto contento del fatto che lo dimostri di avere le palle. Ben trovato Luciano De Cecco. Ciao Luciano. Ciao Lorenzo, come stai? Auguri, buona Pasqua. Anche a te tanti tanti cari auguri, a te e alla tua famiglia. Come state? Tutto bene? Diciamo tutto, non sei in sì. Argentina, ma sei a? No, sono a Perugia. Sei a Perugia, sono a casa mia. Ovviamente parleremo di tante cose, cioè, sai che queste sono chiacchierate a 360, non c'è un canovaccio, non abbiamo preparato niente, non so neanche gli oggetti che Luciano ha preparato, lui non sa quello che ho preparato io, perciò chiacchieriamo zigzagando come abbiamo fatto con gli altri tra un argomento e l'altro. Prima domanda che però ti voglio fare è: com'è la situazione sanitaria in Argentina? L'abbiamo chiesto oggi a Anastasi com'è in Polonia, ieri abbiamo chiesto a Giovanni Guidetti com'è a Istanbul, com'è invece in Argentina, Luciano? Beh, diciamo che non è malissima, diciamo che la fortuna dell'America è stata, o sfortuna anche dell'Europa, che l'Europa è stata colpita per prima, quindi hanno visto sui telegiornali tutti i notiziari che cosa poteva accadere, cosa poteva succedere a grande massa, quindi si sono mossi di conseguenza. Ovviamente qualche contagiato c'è, qualche morto anche purtroppo, però non in quantità come qua in Europa, quindi diciamo che per adesso è semi controllata, ma hai che vedere gli sviluppi di quello che succederà in futuro, come tutti. Noi ovviamente abbracciamo tutti quelli che, insomma, che stanno soffrendo, quelli che si stanno prodigando molto. Luciano, tra l'altro dico subito che c'è un'iniziativa che facciamo grazie a DHL, raccoglieremo delle maglie e le consegneremo alla fine dell'emergenza ai medici, a tutti gli infermieri, a chi vorrà, chi vuole poi andare in palestra a giocare a pallavolo per riprendersi dopo un periodo veramente molto molto pesante con la maglia della nazionale. Perciò noi siamo molto contenti. Fra l'altro l'amministratore delegato di DHL Europe è un ex pallavolista, perciò parliamo la stessa lingua, Alberto Nobis, che saluto con grande affetto. Poi speriamo di poter consegnare anche una maglietta di Luciano De Cecco a uno che si chiama Luciano o un medico che si chiama De Cecco. Pensa che fortuna dopo quando andrà in palestra. Ce la dai? Ok, mi metterò al lavoro. Quando finisco questo potrei andare in palestra a prendere qualche maglia. Grande. Allora, cosa fai in questi giorni senza pallavolo attiva, Luciano? Beh, se, finché in teoria c'era la minima possibilità di continuare a giocare, mi allenavo spesso. Sicuramente la mia mente era almeno messa nella pallavolo, quindi con l'aiuto anche mia moglie si allena anche molto più di me, quindi diciamo ho trovato anche una voglia in più da fare qualcosa.
dal punto che ci è arrivata la mail dicendo che il campionato era finito, la mia mente ormai si è atterrata, quindi a oggi sinceramente faccio la bicicletta, ma non ho sinceramente voglia di fare molto perché per me ormai non so quando riprenderà e non so cosa succederà, quindi non avere un obiettivo chiaro me è molto difficile mantenermi in forma. Ricordiamo che la moglie è un'ottima tennista, professionista, perciò voglio dire una donna di sport, perciò condividete la passione per lo sport, mi avete fatto una ragione di vita. Salutiamo tutti gli amici che ti stanno salutando un po' da tutta Italia e dal mondo, perché sai, in questo modo, grazie a giustamente l'altro giorno sottolineavamo, in un momento in cui ci sentiamo tutti molto più separati, perché siamo giustamente in casa e stiamo in casa, anzi state in casa. Si sono allargati gli orizzonti, Luciano, perché siamo perennemente connessi con tutto il mondo, immagino anche tu con i tuoi familiari in Argentina. Insomma, il mondo è veramente cambiato, c'è tutto un modo di approcciare la realtà molto differente. L'ho presa lunga perché vorrei che tu dicessi al pubblico di Perugia quello che ho sentito che hai detto con un messaggio molto, molto intenso, molto partecipato, perché a me piace parlare con i diretti protagonisti, mi piace dar loro la possibilità di esprimersi perché così sai, non viene travisato nulla. Perciò 6 anni di Perugia hanno rappresentato cosa per te, Luciano, e perché hai fatto questa scelta? Beh, 6 anni fa ho fatto una scelta una scommessa mia personale, pallavolistica, anche di vita, di scegliere Perugia al di là di altre magari potenziali squadre molto importanti, in cui uno c'è stato il presidente che mi ha chiamato che è finita l'ultima partita mia di campionato fino per una settimana tutti i giorni. Poi anche un po' il pubblico di Perugia, un po' più anche questa piazza che voleva fare qualcosa in più, hanno puntato su di me, quindi l'ho presa anche molto sul personale positivamente e io ho detto perché no, vediamo, a me piacciono queste sfide, facciamolo, però sinceramente 6 anni fa non avrei mai pensato di aver fatto tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi, quindi l'altro ieri, quindi diciamo che per me l'addio è stato molto, molto triste, molto sentito. Però sono consapevole che è stata una scelta mia di chiudere questo cerchio dopo 6 anni e di darmi anche una possibilità di continuare. Sono stati 6 anni bellissimi, di grande crescita anche professionale, personale per te. Hai molto modificato, se mi consenti, il tuo modo di giocare, il tuo modo di gestirti durante le partite, almeno questo è quello che io ho visto. Poi parleremo dei palleggiatori, mi piace molto guardare i palleggiatori, tu sei uno dei più grandi interpreti di questo ruolo. A Perugia avete vinto molto, appunto sei arrivato, ti saluta anche Andrea Anastasi che è qui, che oggi è stato con noi. Grande allenatore, oggi è stato un bellissimo excursus con lui. Sei arrivato, in effetti, non era una squadra molto accreditata a livello assoluto, non era nel GOAT, adesso lo è stabilmente, è una delle Big Four, insomma, del campionato italiano. Perché hai deciso di andare via, Luciano? Beh, prima di tutto perché dopo 6 anni tante, tante situazioni che magari la zona di comfort crea, la zona di comfort anche ti toglie, no? Quindi non vuol dire che mi sentivo piatto perché comunque con Bata abbiamo creato che questa piazza sia una delle più desiderate di tutti. Dico come giocatore ovviamente che la società ha anche fatto il suo con gli investimenti, con il pubblico e con tutte tante altre cose che non riesco a enumerare. Però penso che abbiamo creato una mentalità vincente, uno spogliatoio unito, quella voglia di vincere che si vedeva anche dai tifosi, dagli sponsor, dai presidenti, dai giocatori. E penso che come io ho fatto questa scommessa 6 anni fa, adesso avrei bisogno di altri stimoli. Non volevo deludere, tra virgolette, le aspettative. Ogni anno è sempre stato molto più difficile perché la pressione è sempre aumentata, quindi abbiamo fatto fronte a tante cose positive e anche negative. Abbiamo vinto tanto, più di quello che avremmo dovuto forse, perché comunque siamo partiti sempre come quelli che in teoria non avevamo mai vinto nulla, siamo arrivati ai finali di Champions, abbiamo vinto il triplete, abbiamo messo qualche segno nella storia della pallavolo italiana e penso che con tutto questo dietro vorrei fare un passo, diciamo, ai fianco e continuare per la mia strada. Avete giocato bene, avete divertito, vi siete divertiti.
Qualcuno ha scritto, lo vedi mentre scorrono i messaggi, ma del resto lo sapevamo che sarebbe arrivato. C'è la scritta Civitanova che compare spesso, poi alla fine dirai quello che vuoi. C'è però una domanda che riguarda il passato, perciò questo puoi rispondere. Modena ti ha mai cercato? Sì. Ok, sì, perciò sai, sono dei tifosi di Modena, sai che sono molto caldi i tifosi di Modena, perciò la risposta è sì. Hai degli oggetti? Ho Qual è degli l'ultimo che oggetti. fai vedere, Lucio? Oddio, sento qualcosa. Un pallone da basket? E cosa c'è? Vai. Perché un pallone da basket? Pallone Vai, perché? da basket. Perché con questo pallone ho iniziato la mia vita sportiva e con questo pallone. Dietro questo pallone ho perseguitato mio padre quando ero piccolo per tutti i palazzetti dove lui giocava e allenava. Quindi grazie a questo c'è tanto altro di me che di pallavolo, tra virgolette. Quindi questo è il primo oggetto che vorrei portarvi. Ah, bello, bello. Beh, abbiamo scoperto una cosa di Lucio che probabilmente non sapevate. Invece che andare nell'NBA e giocare a basket, sei venuto nell'NBA e giocare a pallavolo, Lucio, in Italia. Sono stato fortunato, diciamolo così. Ti è andata assolutamente bene. Cosa si dice all'estero del campionato italiano, Lucio? Tu ormai sei italiano a tutti gli effetti, sportivamente parlando, però hai colloqui, sei in giro per il mondo da sempre. È davvero il campionato più bello del mondo? Il nostro, Lucio? Per me sì, e per anche, vabbè, io sono adesso ultimamente ho fatto delle videochiamate. Videoconference come si fa adesso in questo modo quarantena con allenatori dando consigli e tutti mi dicono che cavolo è un sogno stare in Italia, è un sogno magari anche vedere solo un allenamento, quindi qua ritengono che è tipo la creme della creme, dove tutti vogliono arrivare, dove pochi arrivano, dove pochi rimangono, come dico io, quindi sicuramente è un posto ambito da tutti, giocatori, quelli di altissimo livello, dove tutti magari per poco o più sono passati, sono tornati, dei grandi campioni parlo, e dove qua c'è una storia molto, molto forte, legata a un sacco di campioni, un sacco del passato, diciamo, dove, che hanno creato la storia di questo sport che adesso hanno lasciato quel segno e che noi stiamo percorrendo. Hai visto che è entrato anche a salutare Potke. Lo salutiamo, ovviamente. Dove Salutiamo il va? Dove podcast. va? Non Non ho idea. hai idea. Non hai idea. Però ha salutato, cioè la società l'ha salutato. 10 anni, insomma, sono tanti 10 anni. Sento parlare di Trento, però sai, sono se adesso, voglio dire, parlare di volley mercato adesso mi fa quasi sorridere, però voglio dire, si guarda avanti. Trento ieri abbiamo avuto con noi Totò Rossini, che ha salutato Modena. Tanti gli hanno scritto loro, come stanno facendo adesso con Civitanova, benvenuto a Trento, vai a Trento. Lui alla fine ha detto, ma ho già firmato, vi dirò chi è una grande squadra, sono molto contento. Potrascani, non sai dove vada? Va, No, ci sono dei rumors, ma penso che sia doveroso che lui dica dove va piuttosto che altri, quindi sicuramente prima o poi lo darà sicuro. ce lo dirà, tanto vuol dire, è un grande giocatore, perciò va sicuramente in un top team. Noi ovviamente andiamo di qui e di là, una notizia di mercato, una notizia di qualcosa. Ti devo chiedere subito una roba che riguarda la nazionale. Che rapporto hai tu con la nazionale, Lucio? A volte pare un po' travagliato, a volte di grande amore. Aiutami a capire, gentilmente. Travagliato perché? No, perché c'è stato, insomma, qualche annetto fa, non tanto in là, insomma, con l'allenatore della nazionale, un po' così. Si leggeva. No, ma Si leggeva. Eri qui in Italia, alla torni là, fine torni là. la nazionale è di tutti, Ok. quindi ognuno occupa il suo ruolo e io non ho problemi con nessuno, e le scelte sono state fatte, prese e mossi di conseguenza e non c'è nulla da dire al riguardo, soprattutto negativo con nessuno perché ognuno l'ha vissuta al modo suo, però la nazionale per me è stata sempre la parte più importante della mia carriera fuori il club, se non di più, perché sempre quasi ho scelto in base a quello che io potevo dare alla nazionale, ho scelto sempre in base a quello che io potevo offrire in più alla nazionale che magari in altri anni non potevo fare o dare, quindi penso che per me la nazionale è stato sempre il primo sogno, il primo obiettivo e le gioie più grandi fuori del club, diciamo.
E lo sarà sicuramente. Parliamo un attimo di Olimpiadi, Lucio. Cosa pensi del fatto che per il problema che c'è, insomma, questa pandemia mondiale, più di 4 miliardi di persone in casa in questa Pasqua, insomma, direi che non c'è neanche bisogno più di commentare, tanto sappiamo veramente tutto. Mi ricordo le tue partite a Rio 4 anni fa. Mi ricordo della sfida con il Brasile, mi ricordo tutto perché c'ero e ho visto tutto. Avete giocato un'ottima pallavolo, devo dirti. Alla fine avete chiuso al quinto posto. L'Olimpiadi c'è una classifica un po' particolare, perciò in quattro si arriva a quinti. E perciò ricordo, perché ho guardato adesso e non è che mi ricordavo. Il Canada, l'Iran e la Polonia sono arrivate quinte insieme a voi. Si va avanti, Lucio, quest'altro anno è 23 luglio, 8 di agosto. Il palasport dove giocherete si chiama Ariake Arena, è già stata inaugurata, è molto bello ovviamente perché insomma l'impiantistica giapponese è fantastica. E poi dici quello che vuoi, ti dico solo i due gironi, i due gironi, il girone A Italia, Canada, Giappone, Iran, Polonia e Venezuela. Difficile ma non Siete stati difficile. fortunati. Ecco, difficile ma non difficilissimo. Girone B. Mo so cazzi, Argentina, Brasile, Francia, Russia, Stati Uniti e Tunisia. Siamo stati sfortunati noi. Ecco, cosa succede lì? Fermo restando il fatto che se andiamo avanti nei quarti di finale, l'Italia, considerato che vado ovviamente ai quarti, ma non abbiamo tanti dubbi, incontra una squadra forte. Cosa vedi di questo torneo, Lucio? C'è ancora tanto tempo, però Sì, l'Olimpiade è nel pensiero degli sportivi. nel pensiero, ma adesso è molto difficile fare un pensiero di qualcosa che non sappiamo che succederà, no? Perché comunque con questa pandemia, con tutti questi casini, parlando anche di campionati futuri, di mercato, fermo restando che la crisi economica è stata molto forte e non sappiamo cosa succederà né quando reinizierà, faccio un po' fatica a pensare da qua un anno perché non è nel mio modo di essere, se no io sono più degli obiettivi più raggiungibili con la mente, non più coi sogni, però penso che sarà un spot per tutti, per la pallavolo, dopo questo cambio di mentalità nel mondo, su questa pandemia, quindi tutti saremo cambiati, saremo adeguati a un sacco di situazioni anormali. Però lo vivrò come l'ultimo, perché possibilmente sei l'ultimo, le ultime Olimpiadi, e vorrò, se ci riesco ad andare, godermi la fine in fondo, questo è un po' come sicuro. Ma certo che ci vai, Lucio, perché non ci devi andare, voglio dire. Beh, non si sa mai, manca No, tanto ancora. abbiamo visto, sì, chi avrebbe Lucio, chi avrebbe immaginato quando ci siamo visti alla finale di Coppa Italia il 16 di febbraio che sarebbe successo quello che è successo? Cioè non è l'età paleolitica, è il 16 febbraio di quest'anno, guarda, è cambiato il mondo nel giro di una settimana, perciò hai ragione. Però sai, noi guardiamo un po' avanti anche ottimisticamente, cercando di sorridere, di alimentare un po' la speranza, Lucio, perché sono stati giorni così terribili per tutti noi e molti purtroppo lo sono ancora, che cerchiamo un pochettino di sorridere. Ti faccio vedere una roba invece io, un oggetto, Vai. Allora, questo è un privilegio riservato finora solamente a 29 persone. Sei finito nella copertina della Guida al Volley del 2017 e devo dirti che ci sono grandi campioni che non ci sono mai finiti. Ad esempio, ce n'è uno che tutte le volte che mi vede, Samuele Papi, e mi dice, io sono Papi e non mi hai mai messo in copertina. Devo dire che è vero. Beh. Tu sei finito a ragione con merito. Sai di essere uno dei più grandi giocatori di questi tempi? Ne sei Sinceramente consapevole? non sono consapevole perché non me lo dico e non penso di esserlo, anzi penso che siamo un po' di tutti i giocatori. Io so che sono stato molto, tra virgolette, fortunato di aver condiviso con un sacco di giocatori importanti il campo. Sono consapevole che ho raggiunto qualcosa che non tutti hanno raggiunto, di fare il triplete in un anno con una squadra. E niente, il mio modo, diciamo, di operare, seguire, continuare a migliorare, e quando finirò torneremo a parlare e mi dirai tutte queste cose e vediamo se è vero. Sì, allora adesso innanzitutto qualcuno qua sogna già di vedere un'accoppiata Lucio Simon con Mia Piacenza, leggo. Poi c'è una domanda, dice, sei il più bravo palleggiatore del mondo. C'è una domanda che non so se è rivolta a te o a me, rispondiamo entrambi. Qual è il più grande Ok. palleggiatore della storia? Allora, prima di fare questo collegamento, Lucio, ho un po' rinfrescato la memoria, perché sai, un
un po' di anni ce li ho, perciò ho tanti file che dovevo aprire. E ho visto che, mi riferisco agli ultimi 30 anni, io di palleggiatori ne ho visti veramente tanti, i più forti, tanti. E li ho commentati tutti, mi sono confrontato con tutti. Ti ricordo qualche nome, forse qualcuno l'hai guardato solamente nei VHS, se ti ricordi cosa sono i VHS, che adesso non Sì. esistono neanche più. Allora, sono arrivati tutti in Italia e salutiamo Alberto Giuliani, tra l'altro abbiamo parlato di lui. Saluto il coach. Complimenti per il nuovo contratto. Bravo, questa mattina abbiamo parlato con lui, con il Nano, perché va a Resovia, tra l'altro con Giuliani faremo uno di questi incontri. Allora, Jeff Tork, Dusty Dvorak, due statunitensi, non male. Kimo Chul, Kimo Chul, devo l'ho dirti, visto. Ho visto e capire, parlato. Ho ecco. avuto la fortuna di dare la mano a quel personaggio. Grande, Kimo Chul, devo dirti che se tu guardi, allora tu hai una fantasia creativa nella gestualità che ti caratterizza da sempre, che hai imparato un po' a gestire questo, volevo dirti, secondo me, modesto mio parere, negli ultimi tempi. Kimo Chul qualche cosa tira, secondo me te lo può ancora insegnare, due o tre colpi, devo Me dirti l'ha che detto, me l'ha detto. qualche volta, Lucio, qualche volta neanche i suoi compagni andavano a saltare dove lui avrebbe dato il Lui mi ha pallone. detto, una volta, me la ricordo questo, ero fuori del palazzetto di Montichiari, c'era Marcello Forni e vabbè, in quel momento la sua ragazza era Mina, Sì, la figlia c'era di anche chi? lui, io lo conoscevo da nome ma non l'avevo mai visto, cioè, quindi io magari gli passavo di fianco e boh, salutato e come giusto doveroso sono uscito dal palazzetto, uscito dal spogliatoio e c'era Cielo con Mina e lui. E io ho detto ciao ragazzi, ci vediamo domani, andavo verso la mia macchina e mi dice Marcello, no, vieni qua che ti devo presentare qualcuno. Kimo Chul, Luciano, eh sì, è il primo che mi ha detto, tu devi capire una cosa, non tutti pensano o sono avanti al pensiero come lo sei tu, quindi devi andare più piano. E io ho detto, ho capito, allora va bene, ci proverò. Ci ho messo degli anni per capirlo, però adesso che mi fai pensare, questa cosa veramente ce l'ho avuto sempre a mente. Ho capito cosa voleva dirti Kim, che conosco da tanto tempo e insomma, devo dirti che 2 anni fa sono andato a officiare un momento di una commemorazione per Livio Romer, che è stato un giocatore di pallavolo di schio, che ci ha lasciato anzitempo, e c'è stata una partita tra vecchie glorie, tra giocatori. È l'anno in cui hanno smesso di giocare Papi e Zlatanov. C'era anche Kim, devo dirti, che non aveva fatto un allenamento, non gioca da anni. Fantastico. Primo tempo, dietro, finto di darlo davanti, una roba, ti assicuro, Lucio, ancora da fantascienza. Vado avanti. Alain Fabiani, francese, tanta roba. Pupo Dall'Oglio, mani fatate. Peter Blanger, tanti centimetri, Olandese. tanta classe. L'ho visto quest'estate, ci siamo visti a Molveno. Ah, qua dicono, fra l'altro, Paolo Castellini dice, le mani di Cecco sono patrimonio dell'UNESCO. Questa è bellissima. Saluto Paolo che conosco bene e segnati questa perché è bellissima. Concordo. Devo dirti, Peter Blanger, giocatore fantastico. Maurizio, Sì. Riccardo o Ricardinho, chiamatelo come vi pare. Loi Ball, vado in argentino, tuo connazionale. Il grande Weber. Lui mi ha insegnato un sacco di cose. E poi Conte Cantor, nel senso che era un nome unico, sai, Conte Cantor in Italia Eh, erano due giocatori, ma un nome unico, no? Valdo Cantor, tanta roba. Nicola Gerdic. Poi arrivo agli italiani, e qua ce ne sono tanti: Fabio Bullo, Paolo Toffoli, Marco Meoni, Fefe De Giorgi, Valerio Vermiglio, Travizza, poi vediamo cosa. Qualcuno dice che va al tuo posto, non lo so. Ce lo dirà lui, lo chiameremo. Simone Giannelli. speriamo, è un bel posto questo. Sì, Simone Giannelli e poi Bruninho. Oh, ti ho detto tanta roba, eh? Beh, conoscevo quasi tutti, quasi. Ci Certo, sono credo. nato nell'88, quindi quelli statunitensi che non ho mai nato prima li ho visti in VHS, però non li ho mai incontrati, diciamola così. Che noi guardavamo quando eravamo under 15 dei video di Sato, le difese, le grandissime difese di Sato, e c'erano questi due personaggi che giocavano insieme,
Mi accordo, VHS in Giappone, che era in giapponese, giocavano contro la Russia, e lì li ho visti per la prima volta. Palla bianca, non c'era rally point, e tutto un po' più lento, sono quattro alle VHS, dopo una palla, non riuscivo più a guardare dopo 2 set, però sì, con tante storie l'ho cercata, l'ho vista, certamente che con tanto palleggiatore no, non sono del mio gusto. Non perché non giocavano bene, anzi, sino perché il mio modo di giocare è sempre stato, diciamo, adattato al gioco argentino, sempre adattato il mio gioco al bisogno della mia nazionale, e mi sono adattato di conseguenza per la squadra, diciamo così. Per quello dicevo che Bever è stato per me uno dei mentori che mi ha addirittura cambiato il modo di mettere le mani per giocare più veloce. Dopo, con l'aiuto di William, quando eravamo Bolivar, mi ha insegnato un sacco di situazioni che prima o poi ho messo su, però come hai detto te ben prima, io prima avevo il fattore sorpresa che ancora giocava dalle mie parti, adesso dopo un po', quando sei più conosciuto, ti studiano, ti vedono, dopo un po' tutto si vede, quindi devi imparare a nascondere più da fare, quindi diciamo che la parte più complicata è quella. Devo dire che sei bravino a giocare a pallavolo, Lucio. Devo dirti anche che stai ricevendo dei messaggi molto, molto affettuosi da tutti i tuoi tifosi, anche di Piacenza e tutti quelli di Perugia che dicono che mancherai loro. Qua uno scrive, Osmani ti ha già ufficializzato la Lube. Chiederemo Osmani. Sì. Mi fai vedere un altro oggetto, Lucio? Eh? Ah, palla, pallavolo. Ce l'ha, Ah, Sir, ok. me l'ha Vabbè. portato del ricordo. Giusto, giusto, giusto. La palla è pallavolo, modo senza volere, è diventato il modo mio di vita, il modo mio da una delle ragioni per cui mi sono svegliato la mattina durante tanto tempo con il sorriso per voler andare a colpire questa dannata palla, che ha cambiato ovviamente. Adesso è così, prima era Molten, poi è andata a casa, e vabbè, così dicendo. E niente, mi ritengo molto fortunato di poter vivere e lavorare di quello che mi piace, quindi questa è stata una delle cose che più ho più toccato e più, diciamo, ha avuto contatto nella mia carriera negli ultimi 12-13 anni di vita. Quanti palleggi fai in un allenamento, Lucio? Se mettessi un Una minuto. volta l'avevo contato, ma al mattino, diciamo, ai canestri almeno una centina. Quanti? Una centina almeno, mezz'ora più o meno. Se metti un contapalleggi alla fine dell'anno fai il giro del mondo, guarda, Lucio. Beh, quello sarebbe veramente bello sapere quanti palleggi hai fatto nella tua carriera, ma Ci arriveremo un giorno con la tecnologia che c'è forse per il oggi. prossimo data volley vediamo se lo mettono su. Ascolta Lucio, ricordaci un pochettino il primo anno che sei arrivato in Italia. Cioè, sei arrivato a Montichiari, poi sei tornato a casa, poi dopo sei ritornato da noi, sei andato a Latina in A2. Cioè, non è che ti ha preso subito un top team, bisogna ricordarlo perché sai, adesso sei Luciano De Cecco, come ti scrivono, guarda adesso qui, il più forte palleggiatore del mondo, oltre che un grande uomo, leggo io. Perché sai, leggere i complimenti che riguardano se stessi. Qua ti salutano addirittura dall'India. Hai vinto l'A2, cioè la Coppa Italia di A2, cioè, però non è che sei partito subito lanci in resta, Lucio, da noi. No, vabbè, parto da Latina perché Montichiari è stata, diciamo, quella per saltare quella regola degli stranieri di 18 anni che hanno messo in quell'epoca lì, Ah, sì, è vero. quindi quegli stranieri che erano under 18 dovevano giocare in Italia, se no non potevano essere iscritti l'anno dopo, e Montichiari mi aveva comprato da Bolivar, quindi sono venuto, ho superato le aspettative perché mi hanno detto di rimanere per più tempo, e purtroppo io avevo già un contratto firmato in Argentina, la situazione è un po' più complicata, e tra virgolette uno dei miei pentimenti, tra virgolette, non sarei rimasto, ma amen, ormai la scelta era presa. Poi sono arrivato a Latina, sconosciuto, dove ho giocato con Leonino Giombini, Toni Covasi, Rosalva, grandissimi giocatori di spessore che hanno giocato in A1 a Milano gli anni precedenti, addirittura qualcuno, Rosalva, conoscete tutti bene, grandissimo talento, giocatore nazionale che ha vinto un sacco di cose.
era un mix di gioventù e esperienza, perché comunque c'era anche Cortina che veniva da Macerata da giocare nei giovanili, che aveva giocato in nazionale contro di me nel mondiale, quindi eravamo un bel mix. Abbiamo sofferto tanto, che a metà stagione è venuto Paolone Torre, un grandissimo compagno e anche amico, che è veramente una grandissima persona, che mi ha trattato da Dio, che lui era a Palma Mallorca, che era chiuso. È venuto da noi perché eravamo in difficoltà e niente, dopo qualche mese da tribolare abbiamo vinto Coppa Italia, abbiamo vinto Scudetto nei playoff, mi ricordo che mi hanno nominato l'MVP delle finali, che cosa che io manco mi interessava, perché sai, fare la promozione primo anno a due non è da poco, quindi è lì iniziato tutto. Guarda, qua ti dicono di andare a giocare in Brasile. No, rimani un po' in Italia perché abbiamo ancora. Mi faccio interprete del pensiero dei tifosi italiani. Abbiamo ancora voglia di vederti da noi. Pierluigi dice: ti stai preparando a diventare papà? Stai diventando papà? No, Ok, è una domanda. Infatti, no, no, mia moglie ha ancora un sacco di carriera nel tennis, quindi è giusto che è doveroso che lei continui a giocare, quindi per adesso no. Infatti mi aveva colpito, però ti rivolgo la domanda con grande serenità. Qualcuno ha detto, ti ho visto giocare la prima partita del Pallagiorgio, si vedeva già che eri un fenomeno. In effetti, cioè, il Grazie, ragazzo, ero giovane un bel po'. il talento non gli è mai fatto difetto. Ci dici due cose di Piacenza, perché voglio dire, è stata una tappa molto importante della tua carriera, Piacenza, sicuramente. Veramente a Piacenza mi hanno accolto da Dio. Ho avuto anche la fortuna, come ho detto prima, di giocare con Slati, con Fox, con Samu, con Simon, con Max Holt, con grandissimi campioni, con Davide Marra che stava facendo, diciamo, il post mondiale in Italia da libero, che il grandissimo Andrea Anastasi l'ha messo dentro. Quindi ho vissuto 2 anni molto belli, dove abbiamo rimesso Piacenza nei primi piani a livello italiano. Dopo lo scudetto e la quasi retrocessione, diciamo, degli anni precedenti, abbiamo portato un po' di gioventù, un po' di bellezza, abbiamo riempito il palazzetto diverse volte, abbiamo vinto la Coppa Challenge, Coppa Italia, e siamo arrivati fino agli scudetti, quindi veramente ho passato 2 anni incredibili sportivamente, e dove mi sono anche trovato come giocatore, ho preso anche delle sicurezze in più e delle cose che mi porterò sempre con me, col sicuro. Allora, io ho preso anche questo libro che ho scritto con e per la Lega Pallavolo. Sono 30 anni, degli ultimi 30 anni della Serie A, e perciò guarda cosa ti faccio vedere. Questa è la squadra. No, Campione d'Italia questa è con Fo Piacenza che ha vinto Coppa la prima Italia, Coppa la Italia. Coppa Questa è la Italia, squadra di Coppa Piacenza, Italia, che eh? Fox ha centrale MVP. Ecco, Adesso bravo. mi ricordo. Facciamo vedere anche questo. Fox, eccolo qui. Fox da centrale, MVP, vittorio opposto, Calivero da Zlatanov, Simon Pencati, Leroux, i Fox. Ah, ti ricordi tutto, bravo. E del resto il A tutte le squadre che ho palleggiatore. giocato mi ricordo tutti i miei compagni, o quasi tutti. Del resto il palleggiatore deve sapere tutto. Ascolta, Lucio, l'altro Sì, giorno anche troppo. parlavamo con. Dopo ti faccio vedere altre due foto che ci sono qui. L'altro giorno parlavamo con Fabio Vullo, che sai che è stato un grandissimo palleggiatore, e dice: c'erano delle volte in cui passavano così tanti processi nel mio cervello. Io penso questo, perciò loro pensano che io farò così, perciò io faccio così, perché loro pensano che io faccia cos'ha, che alla fine mi perdevo un po'. È così nella testa del palleggiatore? Cioè, tu fai quello che vuoi o fai quello che pensi di fare perché gli altri pensano che tu lo faccia? All'inizio sì, Ok. all'inizio era, e dopo parlando una volta con un psicologo mi ha detto: ma forse pensi troppo, Ah, ok. perché dopo alla fine tu non sai quello che pensano gli altri, poi puoi essere avanti o puoi essere dietro, se sei avanti è perché tu o sei più veloce o pensi qualcosa che loro già sanno che può succedere e non lo fai, però alla fine più pensi peggio è, alla fine in quel momento. A me quello che più mi dava fastidio era il che pensavo un sacco e dopo facevo poco. Quindi dopo ho deciso, io faccio quello che è meglio per la mia squadra. Dopo, purtroppo, ci sono gli studi, ci sono le situazioni, quindi io a volte ho il fattore sorpresa, a volte no.
Quindi la semplicità, prima di tutto, precisione, come mi hanno detto grandissimi allenatori, prima di tutto, e poi c'è la fantasia. Guarda, una delle primissime interviste nacque. Di che anno sei tu, Lucio? 88. 88. Allora, Telepiù in Italia è nata nel 91, perciò tu vuol dire veramente quasi in fasci. Paolo Toffoli era già un grande palleggiatore. Una delle primissime interviste che gli facemmo, cioè eravamo già avanti, cioè, ne avevamo già fatte tante, però nel post-mondiale a Paolo Toffoli la domanda: cosa deve fare un grande palleggiatore? Sai cosa ha risposto? Deve palleggiare bene. Certo. Che può sembrare una banalità, me la ricordo ancora, sono passati 30 anni, ma non è una banalità, è un grande Beh, concetto. è come quelli che dico, come questo palesore mura bene e batte bene. Allora non palleggia. Quando è la risposta, no? Come per dire, non sa palleggiare o non palleggia. No, no, batte bene e mura bene. No, allora non palleggia. Diciamo che la fine di tutto è che il palleggiatore deve saper palleggiare. Dopo quello che fa, al di là di palleggiare, è un altro discorso. Però, ma alla fine è di qui. C'è un grandissimo palleggiatore che è uno di quelli che ho citato prima, che per tanti anni è stato etichettato proprio in questa maniera. Prima di dire è un grandissimo palleggiatore, dicevano batte bene e mura bene. Poi è diventato un grande palleggiatore. Per un po' hanno detto anche una soldata del primo tempo, poi alla fine ha dato anche il primo tempo. Anzi, devo dirti che nella semifinale delle Olimpiadi di Sydney, di cui abbiamo parlato oggi con Anastasi, i primi tempi ne ha dati anche troppi. Forse avete capito chi è. Se non avete capito, andate a vedere qualche almanacco. Allora, Bruno che va via dall'Italia è una grande perdita per il nostro campionato. Torna in Brasile a Sì, giocare per motivi anche personali. Solo per soprattutto perché motivi lui, personali. sì, ma lui come giocatore, soprattutto come persona, come giocatore, anche come immagine della pallavolo mondiale, è un icono. Cioè, se tu parli di Brasile, parli di Bruno. Quindi è inutile negarlo che è una perdita importante per il nostro movimento pallavolistico, però, come ha detto bene lui. Sono motivi al di là degli sportivi, familiari, un po' della sua persona, quindi è inutile dire qualcosa, no? Che stare con lui, che vada bene, che possa raggiungere i suoi obiettivi personali di vita e speriamo magari che un ritorno nel futuro. Beh, è già successo che è tornato a casa, poi è ritornato in Italia. È veramente un grandissimo giocatore che, insomma, conosco da tantissimo tempo, da quando era bambino, perché sai che papà allenava in Italia, ha iniziato allenando a Perugia, proprio alla squadra femminile dove giocava Maurizio Cacciatori, e la mamma di Brugnino, che si chiama Vera Mossa, che giocava schiacciatrice in quella squadra, e perciò insomma, lo conosco bene da tantissimo tempo. Tra l'altro sarà con noi a fare una bella chiacchierata come stiamo facendo io e te, Lucio, uno dei prossimi giorni, Brunigno. Perciò seguendoci sui social vi comunicerò quando sarà con noi. Semmai cercheremo di farlo intervenire anche con il papà, con Bernardino, che in questi giorni ci sta seguendo. Mi dici un'altra roba di Perugia? Insomma, tutti dicono, tutti dicono, molti dicono che arriva Travez al tuo posto, ovviamente non fai il mercato. Ma che tipo di palleggiatore deve arrivare lì, secondo te? Diverso da te o uguale a te? Ecco, ti deve fare una rottura con il passato, come a volte alcuni fanno, oppure si prosegue sulla stessa tipologia di gioco? Beh, sinceramente io preferirei che venga uno diverso da me, perché comunque io dico che la monotonia fa sempre grossi scherzi. Parlo di Travis perché comunque un palleggiatore a mio avviso che per questo tipo di squadra che ha creato Perugia è la persona giusta come modo di palleggiare, no? Dopo ci deve avere carattere, ci deve avere personalità, non è una piazza facile, e nel senso positivo perché comunque è una piazza che si aspetta tanto di tutti coloro che sono chiamati in causa, dal primo all'ultimo, e qua devi essere di testa molto maturo e devi avere molta personalità per rimanerci, perché comunque è un bel posto, però c'hai dei momenti che non sono bellissimi, però tutto sommato qua è uno dei posti migliori dove si può vivere la pallavolo. Dicono che tu non sei monotono e nessuno si è mai annoiato vedendoti giocare. Io confermo, assolutamente. Devo farti una domanda che riguarda Leon, cioè un palleggiatore come dà la palla a Leon? È sempre bassa, cioè qualunque palla tu gli dia è bassa. Guarda, è semplice. È Quando semplice. uno dicono che è il migliore del mondo, tu le puoi lanciare anche i sassi. Se lui è il migliore del mondo, fa punto con tutti. Questo è semplice. Non Questo è vero. c'è tanta strategia né palle di qui, palle di là. Certamente c'è un tipo di palla che lui preferisce, che ognuno prova a fare il suo meglio per dargliela come
come lui desidera, ma dopo lui sempre mette del suo. I grandi campioni sempre fanno qualcosa fuori dallo schema, quindi lui è uno dei casi, diciamo, più nuovi della pallavolo italiana. E giocare con loro è molto più semplice, quello che tutti si aspettano, diciamo. È molto più difficile giocare con un Ricci, con un Russo, che sono dei nuovi arrivati, dove devi essere precisino, devi lasciare la palla giusta per non fare brutta figura, per dare responsabilità agli altri. Quindi a me piace più quei tipi di giocatori che quelli che comunque alzi la palla e loro hanno il fatto suo. Devo dirti che ci sono dei momenti in cui sembra inumano, cioè fuori dall'orbita umana, nell'accezione positiva del termine, cioè fa delle robe, Lucio, obiettivamente, che non si sono mai viste, cioè voglio dire, ma non solo in battute, in attacco, cioè li ho Le visti battute. abbiamo allenato tante altre solo per ridere o per provare delle situazioni. Posso dire che schiacciare una palla quasi 3 metri non ne ho visto molte volte. Ma lui lo fa anche in partita, eh? Cioè la finale di Coppa Italia l'ha fatta in partita, cioè Lucio, durante il gioco, schiacciare dalla 4 una palla nei 3 metri, una palla alta, a parte diagonali stretti che non riesco a capire che angoli riesca a trovare il ragazzo, non lo so, però voglio dire. Complimenti. E mi dici una cosa sulla pallavolo argentina, com'è in questo momento? Il campionato E argentino? adesso il movimento pallavolistico argentino, diciamo, la Lega con la crisi finanziaria, non è su un sport molto quotato come qui, faranno mi sa che un passo in avanti, faranno tipo meno squadre, ma più per fare giocare i giovani, per muovere, diciamo, il livello dei giocatori che possono andare a Parigi 2024, tipo che sarà sicuramente un cambio dei giocatori, qualcuno ci sarà di più, però vogliono iniziare già da adesso a metterli a giocare un campionato completo per vedere le qualità di quelli che possono essere i prossimi nuovi giocatori, con un budget un po' più limitato, ma con più, diciamo, livello di partite. E poi tanti giocatori che sono già parte nazionale stanno provando all'estero, quindi Francia adesso è il posto più desiderato, perché magari luoghi come qui in Italia in A1 o così sono magari molto più difficili per giocatori sconosciuti, quindi tutti provano a usare Francia come trampolino o Brasile per provare dopo andare a grandi campionati come possono essere l'italiano, il russo, il turco o via dicendo. Dal Brasile, così un'altra nota del mercato, pare quasi certo, insomma, che Lucarelli arrivi in Italia e vada a Trento, che perde Grebennikov, Trento prende Rossini, Grebennikov va a Modena, insomma un po' di operazioni di mercato ci sono. Tra l'altro qualcuno che ci sta seguendo ha scritto per me il più forte è quanto regna, il più continuo è Osmani. Insomma, gira e rigira, arrivano sempre lì. Visto che ci stanno girando intorno, Luci, ci fai vedere il terzo oggetto che hai preparato? In realtà non ho preparato molto niente, però ho Vai. sempre le mie cuffie, che le uso prima delle partite, dove io Ah, ascolto un ok. certo tipo di musica prima di entrare nel palazzetto o prima in spogliatoio, dove mi metto con me stesso e inizio a preparare la partita già da lì, cioè già più, diciamo, più forte da lì. E è un strumento che pre-partita lo porto sempre, nel cui mi permette di essere, diciamo, il più pronto possibile mentalmente prima di iniziare le Cosa senti? Musica? Ti chiedono qui, ascolti musica? gare. Sì, ascolto musica lenta proprio di quelle tipo chill out, o musica proprio che no, non c'ha toni di come salsa o quelli che in teoria dovrei ascoltare, se non ascolto musica più che mi fa rilassare, tra virgolette. Ho guardato il tuo palmarès, che riassumo, Lucio. In Italia hai vinto lo scudetto con Perugia nel 18, tre Coppa Italia, due con Perugia e una con Piacenza, che abbiamo ricordato poco fa, due Supercoppe, tutte e due con Perugia, una Challenge Cup con Perugia. E poi in America ho visto che hai vinto il campionato con il Bolívar nel Sì. 2007, andiamo un po' Sì. indietro nel tempo, giusto? Un sudamericano. Dopo sudamericano del club. Con club, sempre con il è stato eletto anche miglior giocatore. No, non sto a citare tutte le rassegne dove sei stato premiato o miglior palleggiatore o miglior giocatore, perché stiamo qui per un'altra ora. E con la nazionale, 4 argenti al sudamericano, un bronzo sempre del sudamericano e 2 ori ai giochi panamericani. Hai vinto abbastanza, tanto o poco?
Penso che per tutte forse le finali che ho giocato potrei magari aver vinto qualcosa in più, però è meglio vincere qualcosa che non vincere mai niente. Bravissimo Lucio, hai imparato veramente, cioè, si capisce la mente del palleggiatore, arriva molto veloce, sei bella, bella risposta. Chiedono Bednarz, poi prima, ti piacerebbe giocare con Bednarz, per il prossimo anno non è possibile, perché lui va in Russia comunque, a meno che tu non vada in Russia, Lucio. No, non penso di giocare con lui, ma comunque un bellissimo giocatore, a me mi ha sorpreso, non lo conoscevo, sicuramente può diventare molto molto forte. Tra l'altro stamattina ci diceva Andrea Anastasi che non è difficile che torni in nazionale, dove ha firmato un altro anno a Enen, che pare anche insomma, in procinto di firmare a Perugia. Ti faccio vedere una fotografia sempre presa da questo libro. Primo scudetto. Eccoti qua. Questo sei tu, Lucio. Sì. Ecco, posso dire C'ho la stessa foto qua in salotto. finalmente scudetto, Lucio, finalmente. Quanto l'hai inseguito, quanto l'hai sognato, quanto l'hai voluto. Sempre. E una volta che vinci uno, me ne vuoi un altro, perché comunque arrivare a quel momento lì, a giocarti una fine scudetto, a essere sul podio, alzare la coppa è qualcosa che rimane per sempre, perché comunque uno, due, ci sono anche grandissimi giocatori che hanno vinto solo uno. Posso nominare Zlatan, per esempio, che è stato compagno mio, che ha vinto uno scudetto, e comunque lui resta un grandissimo giocatore di sempre, più punti in Superliga, quindi ti viene voglia, ti motiva a vorrei di più. Uno non basta, questo quanto. Devo dire che è stata una grande partita, uno scudetto che lui ha voluto assolutamente, era il playoff 2008-2009 con Piacenza, lui è andato in battuta, ricorderanno soprattutto i trentini, 13-11 per Trento in casa, quinto set, lui è andato e ha cambiato l'inerzia fra ace, slash e attacchi, ha vinto la partita 15-13 Piacenza, è stato veramente uno che ha messo, come si dice, la firma su quello scudetto che lui ha fortissimamente voluto e ha voluto tutta Piacenza. Ti chiedono se ti è piaciuto lavorare con Einen. Sì, mi è piaciuto, ha una sua idea precisa del gioco, non è facile magari il modo di allenare, o ovviamente tutto diverso di come allenano tutti gli allenatori, ma c'è sempre uno scopo preciso e sinceramente ha fatto migliorare a molti di noi in questo breve tempo. E un altro ti ha chiesto se ti piace il beach volley. Mi piace solo per divertimento, non penso di avere le qualità per fare il beach volley a grandi livelli, quindi per divertimento lo posso giocare, cioè gioco, però mi piace più vederlo che giocarlo, tra virgolette. Per me il beach volley è un sport diverso alla pallavolo indoor che giochiamo noi, questo è poco ma sicuro. Bisogna essere degli specialisti. Devo dire che il beach è bello, eh? Il beach è bello. Oltre ad aver visto, io ne ho visto tanto, oltre ad aver, l'ho anche giocato quando ero giovane, Lucio, che tu dovevi ancora nascere, si giocava ancora 6 contro 6, poi 3 contro 3, poi 2 contro 2, però ne ho visto tanto e commentato tanto, devo dirti che i tornei di beach volley olimpici sono qualcosa di veramente straordinario, e non solo perché ci sono sempre siti, cioè impianti particolari, molti sono stati premiati migliori siti olimpici, ad esempio quello di Londra, quello del beach, bellissimo, Horse Guard Parade, dove si vedeva il Big Ben e dove si vedeva The Eye, cioè La ruota. la ruota panoramica, una roba fantastica. Ho visto anche la finale olimpica con Paolo Nicolai e Daniele Lupo. Insomma, il beach a quei livelli lì con 20.000 persone Penso deve essere bello. no, ti assicuro, molto, molto, molto bello. Tra l'altro, devo dirti che ci vogliono gli attributi per giocare a beach volley, perché ci sono delle condizioni meteo un po' particolari. A volte c'è caldo, ma la sabbia è ancora più calda. Non è una banalità neanche questa. Sì, non deve essere facile. No, 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 la temperatura. Meglio giocare indoor, meglio giocare indoor. Qualcuno Beh, ti io sto abituato indoor, però quando fa caldo indoor non è molto piacevole neanche. dicono vieni a Civitanova che ti potrai divertire col beach volley perché lì un po' di spiagge ci sono. Luciano De Cecco senza pallavolo, te lo sei mai immaginato nella tua vita? Cosa avresti fatto?
Tutti mi chiedono ultimamente questo, forse perché sono arrivato all'età che ormai sono più No, vicino a smettere che a continuare no, a giocarci. tutti ti Però vogliono, non, Lucio, tutti ti vogliono come devi andare. no, non ci ho pensato, sinceramente, non so, mi porgo dei dubbi se sarai, diciamo, uno che può comunicare come lui gioca la sua propria pallavolo a un ragazzino che magari ne vuole imparare, cioè, non saprei se sarei in grado da comunicare quello che io sono riuscito o riesco a fare in campo a uno che magari non sa giocare. Quindi, sinceramente, no, non sono sicuro di cosa farò, però qualcosa me lo dovrò inventare, quello sicuro. Pino dice che tu sei il suo idolo, se lo saluta. Saluta Pino. Saluta Saluto Pino. Pino, saluto Pino. Saluta Pino. Quando eri un bambino che hai iniziato a fare i primi palleggi, avresti mai immaginato che un giorno saresti diventato una stella mondiale, Lucio? No, io No. giocavo perché mi piaceva, giocavo perché era qualcosa che avevo dentro, quindi non. Sai, quando tu sei bambino giochi perché è bello, perché ti diverti, perché non vedi altro che magari colpire la palla o fare dei rimbalzi o schiacciare. Io quando giocavo a basket l'unico che volevo era fare una schiacciata. Cioè, ci ho messo, non so, 14 anni per fare la prima schiacciata. Poi quando giochi a pallavolo, il primo che vuoi fare è magari arrivare dove arrivano tutti, sai, a giocarti le partite importanti e sei arrivato. Quindi, per me tutto quello che ho raggiunto, sono stato sempre cercato, ma sempre non sapevo come prenderla da piccolo, perché è difficile dire sì, voglio fare questo e farlo, è molto difficile. Barbara ti chiede se hai sempre fatto il palleggiatore nella tua carriera pallavolistica. Boh, sì, ho iniziato quando come libero, perché all'inizio io rimanevo fino a tardi nel club e mi allenavo con quelli più grandi e mancava sempre il libero, e a volte facevo il libero, ma dopo all'inizio sai, giochi di tutte le posizioni perché girano tutti, giochiamo tutti e quindi sì, ho schiacciato, palleggiato, ho fatto anche la panchina, ho fatto anche quello che è il portaborracci, quindi un po' di tutto ho fatto. Lucio, siamo in dirittura d'arrivo a questa nostra chiacchierata, io starei con te tantissimo, fra l'altro ricordo che poi i nostri amici potranno rivederla su dallarivoli.com in maniera tale che così possono riascoltarsi. Devo dire che Lucio hai confermato tutto quello che pensavo di te, perché sei una persona molto, molto equilibrata. Chi non ti conosce, secondo me, almeno all'inizio poteva avere un'impressione diversa, nel senso che sembravi un po' distratto, quando giocavi. Invece, Lucio, l'abbiamo capito anche adesso, chiacchierando, invece sei più inquadrato di quello che almeno una volta, che una volta sembrava. Nel tuo futuro cosa vedi come uomo? Quando finirai di No, giocare? spero di finire a giocare senza rimpianti, di aver fatto tutto quello che ho potuto per la pallavolo e per me stesso come giocatore. E dopo, niente, insieme a Paola speriamo di formare questa famiglia, di stare bene, in salute, poi quello che verrà non lo sapremo, tutto un'incertezza. Quando farete dei bambini, ve lo auguro, sicuramente trasmetterete loro il DNA dei campioni, perciò sicuramente si divertiranno, poi facciano quello che vogliono e si dedicano a quello che Certo. vogliono. Ti aspettano anche all'Allianz Cloud qui a Milano, dico qui perché io abito qua vicino, ti aspettano ovunque. Ma i tuoi cani? Chiedono qua, i tuoi cani, Lucio? Cioè, il mio cane c'è in un asilo adesso perché con tutto questo casino, vivendo in un appartamento è molto complicato, diciamo. Allora, ti aspettano dappertutto. Io devo dirti, Lucio, che sono molto contento di aver chiacchierato con te e anche di avere visto che tutti i commenti che sono arrivati, perché qui non li abbiamo selezionati, non c'è la possibilità di preselezionarli né di filtrarli, sono stati di affetto e positivi. E ancora una volta questo va a confermare che ti meriti queste belle parole e che il pubblico della pallavolo è intelligente, perché è sempre stato molto particolare, lo è e sempre lo sarà, e ne abbiamo avuto conferma. Devo farti la domanda prima di salutarti, ma Civitanova allora, che ho visto che te l'hanno scritto 250.000 persone, e tu dirai, è nelle Marche. Sì, diciamo che c'è la proposta, la situazione, ma con la crisi del paese, un sacco di situazioni, ancora per oggi ufficiale non c'è niente, quindi l'unico che posso dire è questo, l'unico che posso dire è che no, non sarò più da Perugia, quello che
che poi si saprà, sarà più avanti. Adesso non è il momento neanche di far mercato vedendo la crisi della pandemia e non mi sembra manco giusto, quindi per adesso c'è tanto altro da pensare e dopo vediamo come ci muoviamo in conseguenza. Sarai sempre nei cuori dei tifosi di Perugia e di tutti quelli che amano la pallavolo, che per fortuna ancora per un bel po' ti potranno vedere all'opera, Lucio. È stato un vero piacere. Ti auguro di nuovo ogni bene a te, a tua moglie, alla tua famiglia, a tutti i tuoi cari. Salutiamo tutti gli amici che ci hanno seguito. Ricordiamo che domani alle 14 ci ritroviamo per chiacchierare così come stiamo facendo, con grande serenità e con grande leggerezza, ma anche con profondità, perché questo è il nostro stile, facendo parlare i protagonisti, come ha fatto adesso Luciano. Alle 14 parleremo con Massimo Righi, l'amministratore delegato della Lega Pallavolo, per capire cosa c'è nel futuro del vostro campionato, caro Lucio. E alle 19 ci sarà con noi il Giangio, per cercare di capire anche lui come sta vivendo questo momento. Lucio, ti abbraccio forte, grazie, buona Pasqua, ti voglio bene, viva la Pallavolo! Grazie, auguri, buona Pasqua anche a te. Niente, è stato un piacere essere parte di questa trasmissione e saluto tutti coloro che hanno commentato e grazie per i messaggi. Ciao Lucio, a presto, Ciao, ciao a buona tutti. pallavolo, ciao ciao. Ciao, ciao.